Che sia una squadra corsara non lo si capisce solo dall'occhio bendato che in allenamento Baldini ha voluto sperimentare sui suoi giocatori per testare la visione periferica e sincronizzare i movimenti, ma soprattutto dalle 5 vittorie in altrettante gare esterne giocate finora dal Pescara in trasferta. Un risultato storico che non accadeva da 50 anni e che dà una dimensione di quale sia stato finora il percorso dei biancazzurri fuori casa per una squadra che da prima in classifica cercherà l'allungo in Toscana in una partita comunque da non sottovalutare contro la Lucchese. Domenica a Lucca con inizio alle 19:30 la truppa biancazzurra ci riproverà per centrare un altro risultato pieno anche per ricordare Vincenzo Marinelli con la squadra che giocherà con il lutto al braccio in memoria del presidente onorario biancazzurro ed ex dirigente dell'Under 21 scomparso ad 88 anni dopo una grave malattia. Per il Pescara, già partito verso Lucca, formazione diversa rispetto a quella di Ferrara con i cambi già ufficializzati da Baldini in conferenza stampa, a cominciare dalla difesa con Stever e Moruzzi alla sua prima da titolare in campionato, che giocano dall'inizio, Balsania rientrante a centrocampo e Merola anche lui al rientro da titolare insieme con Tonin che sostituisce Vergani non ancora al 100%. Nel 3-5-2 della Lucchese, allenata dall'ex centrocampista biancazzurro Gorgone, mancherà lo squalificato Quirini in difesa.